Nella prima serata ha fatto questo doppia osservazione rivolto al Premier. Devi scusarti e poi contrattaccare. Allora, questa settimana, esattamente domenica scorsa, qualcuno si è scusato. Mi riferisco a Dominique Strauss-Kahn, l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, sappiamo incappato in America in una incresciosa faccenda, da cui però ne è uscito tranquillamente, e domenica scorsa alle 20 è andato al telegiornale principale francese, quello del canale privato TF1, e si è scusato così, vediamolo. Ce qui s'est passé, c'est une relation... Non seulement inapproprié, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français, qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et je n'en suis pas fier. Et je la regrette infiniment, je l'ai regretté tous ces jours, au long de ces quatre mois, et je crois que je n'ai pas fini de la regretter. Ferrara, lei se l'immagina così le scuse di cui parla il Cavaliere? Stesso sistema? TG1, ore 20, con Minzolini? Con questo vostro confronto, no, sono indignato, perché non siete dei moralisti. Facendo questo confronto, voi mettete sullo stesso piano un signore che è stato accusato dalla cameriera di un albergo di averle usato violenza, che è stato sottoposto a processo da una giustizia giusta, che non potendo dimostrare questa cosa lo ha liberato. Il Presidente del Consiglio invece è vittima di una giustizia borbonica che si occupa di feste nelle quali esercita il ruolo di giocoliere galante e invita a ballare o a sentire dei racconti su Putin, no, le sue ospiti, ed eventualmente naturalmente fa anche esercizi di piacere tipici di tutti i maschi italiani eterosessuali. Sono due cose molto diverse. Voi non tenete conto del fatto che la colpa morale di cui parla Strauss-Kahn, che non riguarda sua moglie e il suo paese, ma anche la cameriera, è di essere un potente che ha abusato di una persona debole che era entrata per fare le pulizie nella sua stanza, ed è ampiamente dimostrata. E questa colpa riguarda un sistema di giustizia giusto che non ha infierito su di lui, ma anzi lo ha rilasciato perché non poteva provare. Senta, la però, sua Ferrara... colpa. Da noi le intercettazioni sono prove a carico. Quindi mi dispiace per il grande talk, ma avete proprio sbagliato. Anche lei, perché noi siamo TV Talk, ma nella categoria degli stupratori. E il Presidente del Consiglio, imparate invece a rispettarlo, ecco, però perché posso nessuno dire... ha mai detto che abbia usato violenza contro nessuno. Perfetto. Grazie. Però il paragone era molto televisivo. Ammettete la vostra colpa grave. Il paragone era semplicemente televisivo. La mia domanda era se lei si immagina... No, il paragone non è televisivo. Il paragone è insultante per chiunque abbia una visione morale di ciò che è la vita pubblica. Quindi, profondamente insultante per Berlusconi e profondamente accattivante per Strauss-Kahn, che al contrario di Berlusconi non è di destra ma è di sinistra. Veste bene e sa portare molto bene i suoi vestiti, mentre Berlusconi a volte è così un po' cacciarone e un po' pacchiano. Non dovete sostituire i vostri pregiudizi alla morale comune. Sì, però dovete io mi distinguere tra di bene dire... e male in modo molto perfetto. Più preciso. Grazie di avercela fatta lei la morale, però grazie. Il problema è un altro. Io no, chiedevo se lei, le ho detto da che sono uomo di televisione, ho capito, va bene. Ma io non, no, no, ma allora, io non rispondo non alla domanda. Ecco, quello no. Lì è un, adesso è chiaro, un uomo denunciato per stupro. Bene, e vergognatevi di aver messo sotto paragone Berlusconi e Strauss-Kahn. Va bene. Vergognatevi! Va bene, mi interrogo. È chiaro? Va bene, ho capito. È chiaro? Moralisti dei miei stivali! Parliamo di televisione. Dovete vergognarvi se non capite la differenza tra un uomo accusato di stupro e poi liberato dalla giustizia americana e un uomo intercettato perché convoca a casa sua delle feste da ballo. Dovete andare tutti a casa! Va bene, Ferrara era sulle scuse in TV. No, ci dispiace che lei non ha capito il contesto in cui è venuto. Comunque si parla di televisione. Le scuse Ferrara, avrete un picco di ascolti su questa banale, cosa. Ci sarà un picco. Va bene, Ferrara. Ne prendo atto. Avete fatto la morale all'incontrario. Va bene, possiamo andare oltre. Vergognarvene in nome della cameriera del Sofitel.
Possiamo andare oltre? È chiaro? Questo e è chiaro. E non parlate più di queste cose in mia presenza. Va bene, mi fermo qua. Mi pare che lo spazio bene, per la sua posizione l'ha avuto. Si fermi là e andiamo avanti. E andiamo avanti. Allora, vorrei sottoporle un altro... Però non si rida, rida. E lei perché si indigna rida, troppo. Chiami un affissato diallo a ridere con lei. Chiami? Vabbè, andiamo avanti. Allora, due settimane fa... rido, ho questa libertà ancora, Ferrara. Me la dia, sì, la ce l'ha quella libertà. E allora? Spero che la intercettino mentre ride con qualche puttana. Adesso Ferrara direttore, basta. Scusami. Nessuno è peccato. Spero che la intercettino mentre ride. Non rida in televisione del Presidente del Consiglio intercettato. Ma non adesso rido di lei. Ferrara, sto ridendo. Di un mezzo stupratore. Ferrara, sto ridendo di lei adesso. Oh. Non del Presidente del Consiglio. No, no, io non... Io, guardi... Prendo e me ne vado se continua questa discussione. Stroscano e Berlusconi sono due parole che non dovete usare e mettere sullo stesso piano. Va bene,